Buonasera a tutti. Questa sera con piacere diamo avvio alle lezioni Ugo Rozzo di storia del libro e della scrittura, che sono e saranno un'occasione di incontro, oggi necessariamente a distanza, ma che speriamo diventi una consuetudine di studio e di scambio e che possa avvenire in presenza. E questo per noi, prima di tutto e soprattutto, un momento per ricordare la figura di Ugo Rozzo. Bibliotecario, direttore di biblioteca, studioso della storia del libro e dell'editoria, scomparso il 1° aprile del 2020. La lezione di oggi è organizzata dal Sistema Bibliotecario del Tortonese, con il patrocinio della Diocesi di Tortona, del Comune di Tortona, della Fondazione CRT. Ringraziamo il Centro di Ricerca Europeo Libro, Editoria, Biblioteca che ha accolto questa iniziativa tra le sue e che trasmette la lezione sul suo canale YouTube. A questa iniziativa hanno aderito l'Associazione di Cultura Classica Sezione di Tortona, il Centro di Studi di Matteo Bandello, il Gruppo di Ricerca Filosofica Cora, la Società Storica Pro Iulia d'Ertona, l'Uni3 di Tortona. Con piacere ricordo che l'incontro è stato organizzato da Giorgio Gatti, da Anna Vecchi, in collaborazione con Lelia Rozzo, che ringrazio in modo particolare. La dottoressa Luisa Iotti, dirigente del settore Servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona e del Sistema Bibliotecario Tortonese, mi ha pregato di portare i suoi saluti, ed è lieta della possibilità che si realizzi questo incontro di studio intorno alla figura di Ugo Rozzo, a cui la biblioteca di Tortona deve molto. Grazie infatti all'intervento del Comune di Tortona e della Fondazione CRT nel mese di dicembre del 2020, la biblioteca di Tortona ha accolto in regime di comodato d'uso gratuito la biblioteca di Ugo Rozzo per volontà dei figli Lelia e Aldo. Si tratta di un patrimonio di straordinario interesse per gli studi sulla storia della stampa e un'occasione di approfondimento, come sottolinea Luisa Iotti, per tutti coloro che vorranno partire da qui per conoscere i libri, la storia della scrittura, soprattutto i giovani. Ho detto che l'incontro di stasera è un'occasione per ricordare la figura di Ugo Rozzo. Non so, devo dire la verità, se a lui sarebbe poi piaciuto questo verbo. Direi che ci proponiamo di raccogliere il testimone dei suoi studi, che è anche un testimone. Soprattutto, direi, un testimone di impegno, di osservazione morale della realtà, nell'umiltà e nella dedizione che il mestiere del bibliotecario e la ricerca sui libri insegnano. Non si può capire la figura di questo studioso se non si segue il suo percorso che va dalla laurea in lettere alla direzione della biblioteca di Tortona dal 1963 al 1986, quindi per più di 20 anni. Siamo in attesa di leggere la ricostruzione che di questi anni ha fatto Rudy Gorian, suo allievo, ma possiamo dire senz'altro che la sua presenza è stata fondamentale, la presenza di Ugo Rozzo, per l'aggiornamento, l'ampliamento del patrimonio librario della Biblioteca di Tortona, che oggi vanta veramente un ambito di studio e di ricerca straordinario. Voglio ricordare un altro aspetto della sua attività collegato, diciamo, all'essere bibliotecario e all'essere cittadino di Tortona. Ha organizzato per 40 anni occasioni di incontro aperte alla città, sensibile ai temi che avevano maggior presa, sempre con un occhio all'ambito dei libri e della scrittura. Mi fa piacere ricordare l'entusiasmo con cui avevamo collaborato, Ugo, Giorgio Gatti ed io, ad organizzare i cicli di conferenze annuali che abbiamo tenuto presso la biblioteca Tommaso de Ojeda. Nel 1987 Ugo Rozzo ha vinto la cattedra di storia delle biblioteche all'Università degli Studi di Udine. Dal 2001 è diventato poi docente ordinario di storia del libro e della stampa fino al suo pensionamento nel 2009. Cito poche delle sue pubblicazioni, sono un centinaio di titoli importanti che trovate facilmente online. E cito quelle che mi permettono
di toccare proprio i punti fondamentali, alcuni dei punti della sua ricerca. Nel 1982 gli atti del convegno Matteo Bandello, novelliere europeo, che dicono l'attenzione per questo scrittore, un'attenzione che parte certo dall'ambito locale, ma diventa un'attenzione, uno studio e una profondità nazionale. Nel 1985 cominciano gli studi su Bernardino O'Chino e seguiranno quelli su Pierpaolo Vergerio il Giovane. Nel 2000 appunto il convegno di studi che si è tenuto proprio per impulso di Ugo Rozzo a Cividale del Friuli, e poi diciamo tutto lo studio che riguarda alcuni bibliotecari e famosi, tra questi ricordo appunto Tommaso De Ocheda e la monografia, cioè l'intervento, scusate, di Ugo Rozzo e Rudy Gorian del 2004 negli atti del convegno Biblioteche private in età moderna. Molto sensibile ai temi della conservazione del libro, dello studio dell'immagine, Ugo Rozzo ci ha lasciato testimonianze preziose di indagine sul 400, soprattutto sul 500, e anche osservando aspetti che altri non avevano considerato. Del 2008 il volume La strage ignorata, i fogli volanti a stampa nell'Italia dei secoli XV e XVI. Ecco, il suo ultimo regalo, direi, voglio considerarlo così, è il libro apparso nel 2020, libro a cui stava lavorando quando ci siamo appunto visti e salutati per l'ultima volta, è il libro religioso italiano del 4 e 500, Linee di studio, apparso per l'editore Forum di Udine, curato da Edoardo Barbieri. Dico che è un regalo perché questo libro oggi è disponibile online, cioè si può scaricare gratuitamente sul sito appunto dell'editore Forum. Di queste due anime che il libro ha assunto nella vita e nella ricerca di Ugo come occasione di conoscenza della storia degli uomini, vogliamo raccogliere il testimone, ricordando la sua profonda moralità di studioso, di osservatore dei fatti della società e della politica anche contemporanea, il suo sorriso capace di ironia e di comprensione in ogni momento. Il tratto più bello che ci resta, ecco, di fronte ora è quello della sua generosità, della capacità di dare a tutti un parere, un'indicazione, ma soprattutto di condividere la passione quotidiana per i suoi studi. Sono il primo a ringraziarlo per la sua gentilezza, per l'amicizia con cui mi ha accolto, anche se io ero il più recente dei suoi amici. Condividere le sue ricerche, donare agli altri ciò che aveva trovato, è quello che rimane vivo e forse è più vivo della sua persona. Ciascuno di noi ha tanti episodi da ricordare in questo rapporto così particolare che abbiamo avuto con Ugo, ma verrà un'occasione per farlo e sarà il convegno che si sta organizzando ed è in programma per il mese di novembre. Ora, senza togliere diciamo troppo tempo con questa mia introduzione, terrei che fossero appunto le persone che hanno appoggiato questo progetto della prima lezione dedicata a Ugo Rozzo a prendere la parola, e li ringrazio per la fiducia con cui hanno accolto questa proposta. Do la parola al sindaco di Tortona, il professor Federico Chiodi, ricordando che, come dicevo, il comune di Tortona ha accolto in comodato d'uso gratuito i libri di Ugo Rozzo presso la biblioteca civica. Grazie, professor Polimeni. È un piacere per me poter essere qui in questa prima lezione, ma soprattutto mi ha fatto moltissimo piacere sentire il ricordo che ha voluto fare del professor Ugo Rozzo, che sicuramente per l'amministrazione comunale di Tortona è una persona di grandissima importanza, perché, come giustamente ha ricordato, è stato prima soprintendente, poi direttore della Biblioteca Civica di Tortona per moltissimi anni e ha contribuito a realizzarla nella modalità che è adesso, a creare quel tesoro di conoscenza che è diventata la biblioteca. E non ultimo, io devo assolutamente
ringraziare i figli Lelia e Aldo, perché mettendo a disposizione la considerevole raccolta di libri della biblioteca personale del professor Rozzo hanno sicuramente contribuito a loro volta a arricchire ulteriormente la nostra biblioteca civica, o meglio la sua biblioteca civica, perché tanta impronta ha lasciato all'interno di quella struttura, che sicuramente negli anni è cambiato l'edificio, si sono poi succeduti altri direttori, ma l'impronta che era stata data dal professor Rozzo tuttora permane ed è una guida anche per coloro che se ne occupano in questo momento. Soprattutto è una qualcosa che è a disposizione di tutti i cittadini di Tortona e che mi auguro possa ispirare i cittadini di Tortona, perché no, magari anche a seguire il professore sulle sue orme. Quindi grazie davvero per avermi permesso di partecipare a questa prima lezione e grazie ancora alla famiglia. Vi auguro un buon ascolto, perché ne vale sicuramente la pena. Grazie al professor Chiodi, che è sindaco di Tortona. Speriamo che si possa anche presto, cioè nei tempi che sono quelli opportuni, pensare anche a qualche un'intitolazione di una struttura a Ugo Rozzo. Ringrazio anche per la grande sensibilità con cui ha accolto l'invito e ha sostenuto questo progetto il vescovo di Tortona, Monsignor Vittorio Viola. Do la parola a Sua Eccellenza per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Ma io ho colto fin da subito, quando lei mi ha proposto questa iniziativa, volentieri, come ha detto il professor Polimeni, forse non per ricordare, ma per prendere il testimone e portare avanti un'opera, quella del professor Ugo Rozzo, che, come abbiamo sentito anche dalle parole del sindaco, ma poi da tanti ricordi che ho raccolto in questo tempo, ho ascoltato da tante persone, ha fatto tanto bene alla nostra città. Anzi, io un po' rammarico, sì, di averlo incontrato, certamente sono contento, ma forse di non aver potuto approfittare di una maggior conoscenza del professore. L'idea di iniziare un percorso di lezioni mi sembra particolarmente opportuna, e poi in questo ambito. Devo dire che quando lei mi ha parlato di questa iniziativa, il mio primo pensiero è andato a un testo che di tanto in tanto mi piace riprendere in mano, che è, come tutti, che è un testo che tutti conoscete, un piccolo libretto che è L'elogio del libro di Guardini, dove dentro quell'entusiasmo che Guardini lui dice, forse se uno non ama il libro non può comprenderlo, lo ritiene un po' inutile, ma l'inutilità anche nella categoria guardiana del gioco è sempre una categoria, una dimensione importante. Dico, oltre a quell'elogio proprio per la materialità del libro, c'è anche quell'approfondimento, come Guardini sa fare, del rapporto tra la parola e lo strumento, il libro, questa dimensione che Guardini non ama dire spirituale della parola, perché già nel suono ha una sua dimensione di incarnazione, e che il libro poi riesce a contenere, a custodire, ordinandolo, cioè tirandolo fuori dal caos, dice Guardini, della dimenticanza, e facendo diventare segni grafici scritti che contengono la forza di quella parola. Mantengono vivo il discorso, ma pensavo, mi tornavano in mente questi pensieri, perché anche in questa prima lezione si va a cogliere un libro assolutamente particolare, dove il rapporto tra la scrittura, il testo e la parola, che appunto è la parola di Dio, sicuramente esprime al massimo tutte queste dimensioni. Mi viene in mente questi pensieri pensando al professor Rozzo, che ha dedicato la sua vita nello studio, nella cura anche proprio del libro. Penso che fosse, poi ditemi se mi sbaglio, ma credo di no, molto in sintonia con questa cura
amorosa che, di cui Guardini ci parla nel suo testo. Quindi io sono molto contento di questa iniziativa, sono contento che è la prima, perché vuol dire che ne seguiranno altre, e anche il modo per ricordare o per prendere il testimone per noi come diocesi sarà anche quello di dedicare una borsa di studio per studenti dell'Università Cattolica, andremo a definire meglio il modo, dedicata al professor Rozzo, proprio per custodire un patrimonio, ecco, che ci è stato donato. Quindi grazie a tutti coloro che hanno pensato a questa iniziativa, a Lelia che l'ha proposta almeno per me, e a quanti la manterranno viva, arricchendo ancora così non solo la nostra città, ma a partire da Tortona anche tutti coloro che hanno potuto apprezzare l'insegnamento, la profondità, lo studio del professor Rozzo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Padre Vittorio per questo saluto che ha fatto e anche per aver appoggiato, ecco, quest'idea, questo progetto di portare avanti questa eredità di cura amorosa. Mi sembra una definizione molto importante, anche perché rileggendo un po' i libri di Ugo e le conclusioni di alcuni di questi libri, c'è proprio un po' sottolineato il fatto che dietro ogni libro c'è un uomo e ci sono tanti uomini, quindi prendersi cura dei libri vuol dire anche prendersi cura proprio delle persone, quelle che sono dietro ciascun libro e quelle che leggono o leggeranno questi libri come orizzonte della loro conoscenza. E a questo punto, senza rubare più altro tempo con le mie parole alla lezione vera e propria, faccio una breve introduzione alla lezione di oggi che sarà tenuta dal professor Edoardo Barbieri. Il titolo della lezione è La Bibbia in Italia nel primo secolo della stampa. Direi che non poteva essere un'altra persona ad aprire questo ciclo di lezioni, perché è stata... Il professor Barbieri è la persona in un rapporto di amicizia, di dialogo costante con Ugo Rozzo per anni, ne conosce profondamente la ricerca, il profilo umano e il profilo di studioso, e quindi il primo nome che tutti abbiamo pensato è stato naturalmente il suo. Dirò due parole sul professor Barbieri, su Edoardo Barbieri, perché mi ha raccomandato di essere molto sintetico. È professore ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, insegna storia del libro e dell'editoria e bibliologia e storia e forme della cultura scritta. È direttore dei periodici La Bibliofilia e Almanacco Bibliografico e di alcune prestigiose collane, una di queste per l'editore Oschi. Dal giugno del 2007 dirige il Centro di Ricerca Europeo del Libro Editoria Biblioteca, di cui abbiamo detto che appoggia e ospita anche questa nostra lezione. Vorrei menzionare tra tutte le sue attività il fatto che è coordinatore del progetto Libri Ponti di Pace per l'Associazione Terra Santa a Gerusalemme. I suoi ambiti di studio spaziano, diciamo, dalla storia del libro, in particolare del libro religioso, a quella dei volgarizzamenti biblici tra 4 e 500 e della sua ampia, veramente molto ampia bibliografia. Ho il piacere di ricordare i due volumi importanti dedicati alle Bibbie italiane del 400 e del 500, Storia e bibliografia ragionata delle edizioni in lingua italiana, e il libro Nella storia, tre percorsi, volume apparso nel 1999, infine l'importante e direi ormai fondamentale sotto tutti i punti di vista, Guida al libro antico, che è stata pubblicata dalle Monie nel 2006. Sono stato sintetico per non rubare spazio alla sua lezione e quindi do la parola al professor Edoardo Barbieri ringraziandolo. Sono io che ringrazio. Evidentemente è un grande onore per me poter ricordare con voi un amico come è stato Ugo Rozzo e dare un piccolo contributo a quel rilancio, a quella prosecuzione della quella staffetta, potremmo dire, degli studi che con questi incontri si vuole come valorizzare.
Adesso cercherò di visualizzare un PowerPoint, vediamo se ci riusciamo, perché come al solito, ecco, qui già subito abbiamo sbagliato qualche cosa. Riproviamo, no, senza spaventarci. Allora, finestra, dovrebbe essere, eccolo qua, condividi, F5, vediamo se parte, non ha molta intenzione di partire, vabbè, intanto voi vedete comunque, è giusto? Riuscite a vedere? Datemi una conferma per favore. Sì, si vede. Perfetto. Allora, mi spiace che la visualizzazione non è esattamente quella prevista, ma va bene lo stesso. Io sono quasi 40 anni che mi occupo di Bibbia in volgari, perché quello è il titolo della mia tesi che mi diede Giuseppe Frasso. E quindi diciamo così che l'argomento lo conosco abbastanza. In questi anni però ci sono state delle novità. Innanzitutto qualche altro studioso si è messo a occuparsi di questo argomento, oltre Ugo, sia pur non in maniera centrale, ma su alcuni aspetti, e poi ad esempio penso a Franco Pierno, che si è occupato di un'edizione glossata della Bibbia in volgare del Malerbi, penso a Daniele Daguanno, che si è occupato lungamente di Massimo Teofilo, di cui speriamo di vedere anche l'edizione del Nuovo Testamento appunto volgarizzato dal Teofilo. Parto però l'altra novità che riguarda un po' i miei studi è stata quella di allargare un po' la prospettiva, cioè se in una prospettiva propriamente bibliografica, ma su questo torneremo, era giusto che io iniziassi occupandomi solo delle traduzioni della Bibbia in italiano, non di parafrasi, non di edizioni commentate e solo in lingua italiana. Col tempo ho capito però che questa linea andava però coniugata, doveva un po' ancorarsi a tutta la storia, in qualche modo, della Bibbia in Italia, che è una storia evidentemente molto più complessa e molto più larga. Parto proprio con questa immagine che è tratta dall'edizione della Bibbia in ebraico pubblicata da Gershom Soncino nel 1494 a Brescia, per dire che io delle Bibbie ebraiche in questo caso non mi occuperò, per la semplice ragione che io non conosco la lingua e non posso capirne più che tanto. E quindi questo è un aspetto, ad esempio, che sarà manchevole in questa lezione, però sapere di non sapere è un inizio buono di sapienza e di onestà del dire. Infatti ho scelto di concentrarmi su 10 immagini, che saranno 10 punti, 10 spunti anche, sui quali, diciamo così, tentare di capire un po' cos'è questo fenomeno appunto della pubblicazione e della lettura della Bibbia in questo primo secolo, diciamo così, tra gli anni 70 del 400 e gli anni 70 del 500. Vediamo se riesco a far avanzare però il PowerPoint. Eccoci. Partirò però, perché non amerei neppure voler fare una presentazione geografica della mia amicizia con Ugo, perché con Ugo su tante cose non si andava d'accordo anche, cioè era una discussione, era un dialogo in cui nell'amicizia non bisogna essere d'accordo su tutto, bisogna essere d'accordo su alcuni principi fondamentali. Uno dei temi, ad esempio, sui quali non eravamo d'accordo è questo librettino. Che cos'è questo librettino? È un librettino che esce anonimo, viene pubblicato nel 26, ma poi ristampato nel 34, nel 38, nel 41, nel 56. E che cos'è? È una specie di indice per temi delle raccolte delle lettere di Paolo. È tutto in latino. Perché non eravamo d'accordo? Ma perché Ugo sottolineava come questo un libro così non potesse non rientrare in un'attenzione, diciamo così, filoriformata, in cui le lettere di Paolo diventano un'arma da usare, un'arma teologica da usare, e questo strumento era evidentemente importantissimo per un uso di questo tipo. Dall'altro lato, invece, io sostenevo che invece quest'opera, ed è così, non è che ho torto, in realtà non è altro che un'edizione anonima
del Monopanton di Dionigi Certosino, che data a circa un cinquantennio prima della sua pubblicazione italiana, che quindi con la riforma nulla c'entra, c'entra piuttosto col mondo monastico, della ruminatio monastica della Bibbia, e con un voluto e continuo riferimento ai temi della cultura paolina. Cosa ci dice questo episodio? Questo episodio ci dice tre cose. Primo, che naturalmente un libro ha un valore in sé e ha un valore per come viene letto, per il contesto in cui viene letto. E questa è una prospettiva che bisogna sempre tenere presente, e con una prospettiva complessa sulla quale soffermarsi sempre. Secondo, che questo mondo dell'editoria biblica deve appunto muoversi in continuazione tra volgare e latino, e almeno tra volgare e latino. Poi naturalmente c'è il greco e ci sarebbe anche l'ebraico, perché è solo in una continuo andirivieni tra questi mondi che si può capire realmente come funzionano i giochi. Terzo, che non dobbiamo guardare solo all'edizione del testo biblico in quanto tale, ma a un universo un pochettino più largo, che è quello appunto della letteratura biblica, che comprende una serie di strumenti anche fra di loro diversi. La nostra storia però comincia col 1471, e tutti penseranno che adesso, avendoci scritto sopra almeno 10 contributi, parlerò di Niccolò Malerbi, e invece no, perché la prima edizione biblica italiana dell'anno 1471 in realtà è l'edizione della Bibbia in latino pubblicata da Schwein e Pannartz a Roma in quell'anno. Perché è importante partire da lì? Perché ci mette in un'ottica di comprendere meglio all'interno della produzione editoriale, proprio tipografica, perché senz'altro il mondo della tipografia ha modificato la trasmissione dei testi e il modo di avvicinarsi ai testi. Se non altro perché, mentre prima il manoscritto ero io che lo ordinavo, come andare dal sarto, ero io che lo ordinavo, chiedevo che mi venisse fatto un certo manoscritto in un certo modo, con certe caratteristiche, secondo, ecco, adesso non è più così. Vado in un negozio e devo comprare un vestito già fatto. Quindi c'è un progetto editoriale che deve preditoriamente rispondere ad alcune domande. Su questo Schwein e Pannartz non erano proprio bravissimi, tant'è vero che poi falliscono, però senz'altro è importante vedere la loro Bibbia all'interno della tradizione delle Bibbie. Certo, uno dice, beh, certo, la stampa inizia con la Bibbia di Gutenberg e quindi questa è figlia. E non è esattamente così. Proprio in un saggio di qualche anno fa di Christian Jensen, Christian si è occupato di inserire anche la Bibbia di Schwein e Pannartz nella tradizione appunto dell'edizione della Bibbia latina. E si è reso conto che non dipende meccanicamente dalla Bibbia di Gutenberg. Perché? Non solo per le singole lectiones, di singole voci che possono essere variate per infiniti motivi, ma anche solo dal punto di vista macrotestuale, perché ci sono, ad esempio, inseriti due testi che nella Bibbia di Gutenberg non ci sono, e c'è innanzitutto una lettera di dedica del curatore dell'edizione, cioè Giovanni Andrea Bussi, che era un po' l'editor di Schwein e Pannartz, una lettera dedica al Papa, e oltre a questo viene inserita in maniera del tutto particolarissima la famosa lettera di Aristea, naturalmente tradotta in latino. Peraltro il testo della lettera di Aristea farà poi la sua comparsa anche nelle Bibbie in volgare. Perché è importante? Cosa ci dice questo dato? Ci dice che per studiare le Bibbie bisogna guardare anche i paratesti, perché i paratesti sono molto significativi, dicono delle cose, ci fanno imparare delle cose. Un amico comune di Ugo e mio, cioè Jean-François Gilmont, che è mancato l'anno scorso, che abbiamo ricordato qualche settimana fa in un colloquio online, ad esempio insisteva sul fatto che bisogna sempre leggere, lui diceva soprattutto i frontespizi, ma diciamo anche le introduzioni e quant'altro, perché quello che c'è da sapere sul libro spesso c'è già scritto nel libro, e che noi non lo leggiamo, siamo noi che non ci mettiamo in ascolto di quello che il libro ci dice, e quindi questo è un altro elemento da tenere in conto.
1471, allora arriviamo a questa Bibbia del Malerbi, no, non vi faccio ancora arrivare, mi soffermo sull'altra Bibbia in volgare, che esce sempre nel 71, però questa è la Bibbia dell'ottobre. La Bibbia dell'ottobre è una Bibbia strana, non ha nessun successo, non verrà mai più ristampata, tranne nell'Ottocento dal Carlo Negroni, per ragioni linguistiche, perché? Perché si ritiene che questa Bibbia sia più vicina alla tradizione medievale. Ma vi faccio vedere questa prima pagina di un esemplare di Perugia che mi ho occorso di studiare poco tempo fa, perché è una pagina di eccezionale valore, in quanto quelle che vedete non sono delle miniature, ma sono delle xilominiature, cioè un sistema particolarissimo che andò di moda a Venezia, diciamo così, tra il 1470 e il 72, per decorare il libro con una sorta di grandi timbri, tanto per capirsi, che poi venivano colorati. E in questo caso addirittura anche le figure all'interno dell'immagine sono di questa natura. Perché ve l'ho fatta vedere? Perché, ad esempio, quando io ho censito le Bibbie, non ho preso nota sempre, sistematicamente, in maniera acuta, dei dati di esemplare. E questo è un limite di quel lavoro, è un limite che conosco dentro di me, perché facevo così fatica a eliminare questi dati di esemplare per descrivere solo la parte tipografica, che quegli elementi non li consideravo. E invece non solo per gli elementi decorativi, come in questo caso, ma per gli elementi anche di segni di lettura, note di possesso, la storia dei singoli esemplari ci darebbe, ci darà, ci può dare una mappatura reale di chi queste Bibbie in volgare e non in volgare abbia letto. Perché se no, noi sappiamo che è esistita una produzione, ma ci sfugge un pochettino la misura reale del successo e della penetrazione di questi testi nel mondo, appunto, dei lettori. Perché un libro non è fatto solo dell'azione del pubblicarlo, come diceva Luigi Balsamo, è fatto di tutto il suo ciclo vitale che va a finire col lettore. Se prescindiamo dalla figura del lettore, abbiamo mozzato un pezzo di storia, non capiamo esattamente cosa sta succedendo. 1471, sì, adesso finalmente arriviamo alla Bibbia di Niccolò Malerbi. Una Bibbia pubblicata niente po' di meno che da Vindelino da Spira, cioè da colui che è il fratello di Giovanni da Spira, che aveva ottenuto nel 69, pensate solo in 2 anni che cosa cambierà, nel 69 ha ottenuto una esclusiva per la stampa a Venezia. Solo lui poteva stampare a Venezia, il Senato aveva un po' sbagliato, perché aveva concesso a un singolo una possibilità che invece forse era meglio lasciare più libera. È stata un'ingenuità, certo, un'ingenuità alla quale però si corre subito ai ripari, perché di lì a pochi mesi Giovanni viene a mancare, il fratello Vindelino tenta di riproporre, dice ma allora datelo a me il privilegio, questa volta la Repubblica dice no, lasciamo libero il mercato. E Vindelino, sia pure un po' a fatica, collegato a questo mondo molto importante sul quale ancora non sappiamo tante cose, di questi primi non solo prototipografi di origine tedesca, ma protoimprenditori del libro di origine tedesca, questi grandi mercanti che si muovevano nell'Italia settentrionale con Venezia come centro, riesce a farsi finanziare, riesce a lavorare per questi gruppi finanziari ed economici, e tra le varie pubblicazioni spiccano anche alcune in volgare, tra cui appunto la Bibbia. È un'impresa mastodontica, perché pubblicare una Bibbia, poi in volgare, è un'impresa enorme, un rischio anche economico molto, molto grosso. La Bibbia del Malerbi ancora i suoi segreti non ce li ha svelati completamente, perché Malerbi si nasconde, io lo rincorro appunto da 40 anni, però ancora ad esempio anche solo una firmettina autografa io non l'ho vista. E quindi non capiamo esattamente cosa pensasse, soprattutto come abbia lavorato, perché i tempi con i quali lui dice di aver tradotto sono così brevi che ci lasciano gravi dubbi.
poi lui parla di questi aiutanti, ma questi aiutanti sono dei copisti, sono dei traduttori, e poi senz'altro abbiamo chiaro che in alcuni casi lui ha usato dei volgarizzamenti medievali, ad esempio per gli Atti degli Apostoli ha saccheggiato quello del Cavalca, e quindi non capiamo esattamente che cosa abbia fatto, però senz'altro lui ci ha lasciato questa lunga lettera di dedica a questo Lorenzo teologo francescano, che lo ha aiutato a ricorreggere dal punto di vista teologico il testo, una lettera che io pubblicai già quando quei due volumi che sono stati citati prima, quindi ormai tanti anni fa, ma che quando mi capita di rileggerla o di riguardarla è senz'altro sorprendente, perché è un vero trattato su che cosa sia la traduzione, è un vero trattato in volgare di cosa vuol dire tradurre e tradurre la Bibbia e quale sia la sua utilità per il pubblico. Ora, la cosa interessante è che siamo nel 1471 e quindi dobbiamo capire quindi che c'è un movimento e che Niccolò Malerbi era un monaco camaldolese, cioè un monaco dedicato alla vita eremitica. Quindi questo innesta tutta una serie di problematiche di riflessione sulla storia religiosa, la storia teologica, la storia della spiritualità, sulla quale forse c'è ancora molto da lavorare. Però in questi giorni riguardavo alcune pagine anche della Imitatio Christi, che proprio in questi anni inizia a diffondersi anche in Italia, e anche lì però ritroviamo questa tematica della lettura assidua del testo biblico. Non come scienza, perché l'Imitatio Christi condanna anche la scienza teologica, non so come dire, i dottori della teologia, dice che si lasciano prendere da una superbia senza fine, invece immagino una lettura del testo biblico come una lettura più senz'altro spirituale. E qua viene proprio detto, in questo testo, dice che finalmente il testo biblico è a disposizione, dice, anche degli illetterati, dice, sia uomini che donne. E questo è un passaggio veramente fondamentale. Quindi l'immagine che Niccolò Malerbi ha di cosa vuol dire la Bibbia, di che significato ha, a quella data, è veramente un elemento che ci deve fare riflettere. Quindi vedete come dentro questa tradizione, siamo solo nei primissimi anni, non ci siamo mossi che dall'anno 1471, quanti spunti e quanta ricchezza di tematiche ci sia. La Bibbia del Malerbi poi ha avuto una grande fortuna. Certo, noi quando la leggiamo oggi rimaniamo un po' sorpresi, perché la lingua è difficile, è una lingua vecchia, è una lingua che fatica a trovare una sua autonomia, una sua... non è toscano, non è veneziano, è una lingua che fatica a trovare veramente una sua autonomia, una sua scioltezza. Però, nonostante i continui anche rimaneggiamenti, le edizioni si sono susseguite con grande, grande fortuna, soprattutto da quando nel 1490 ci si mette di mezzo Luca Antonio Giunta. Luca Antonio Giunta, lo vedremo tornare più volte, Luca Antonio Giunta non è un tipografo tra quelli più amati dagli studiosi dell'editoria cinquecentesca italiana, perché si è occupato sostanzialmente in gran parte di edizioni liturgiche, e queste non sono amate dai nostri studiosi, mentre invece era una parte molto importante del business di questi editori. Bene, il Giunta ha tutta una tradizione anche di edizioni bibliche importantissime. La prima è proprio questa, la Bibbia del Malerbi 1490, che lui finanzia ma fa stampare da Giovanni Ragazzo, e che è completamente illustrata. È una meraviglia, una serie mai vista prima nell'editoria italiana, di centinaia di silografie che illustrano i singoli episodi della Bibbia. Ora, certo, sono stato raccontato in parte come questa Bibbia si rapporti a certe illustrazioni della Bibbia latine e tedesche di Colonia, piuttosto che di certe illustrazioni presenti in alcune edizioni e nei manoscritti, anche delle postille, ad esempio, di Niccolò da Lira. Ma uno studio sistematico su queste illustrazioni io non l'ho ancora visto. E invece io credo che davvero
sono importantissime, anche perché sono una fonte iconografica enorme che girava proprio nelle mani di pittori, di scultori, anche solo di decoratori di vario tipo. E quindi questo repertorio, che poi ha una grande fortuna, viene più volte ristampato, vedete, sono edizioni 92, 94, 1502, 1507, vengono fatte ben due serie a imitazione della prima, ha una fortuna appunto enorme e sarebbe importantissimo studiare. Mi soffermo ancora su una Bibbia in latino questa volta. Siamo nel 95. Perché? Perché l'altro elemento che va considerato sono le edizioni bibliche con del commento. Questo io credo che sia l'edizione più bella che io conosca. È una meraviglia. Perché cosa sono? È un'edizione fatta da Paganino de Paganini, tipografo di origini bresciane ma attivo a Venezia, il quale in più tomi pubblica il testo della Bibbia latina, però il testo, se guardate bene, sono semplicemente queste paroline più grandi che si vedono qua in mezzo, perché il testo è accompagnato dalla glossa interlineare, che sono questi brevi commentini che sono appunto messi tra le righe del testo qua al centro, dalla glossa ordinaria, che è tutta questa sorta di commento che gira intorno proprio al testo e che sono sostanzialmente una sorta di antologia di padri della Chiesa che commentano singoli brani. In una parte bassa invece c'è l'edizione completa delle postille di Niccolò d'Alier, questo grande francescano che ha commentato appunto l'intero testo biblico. Ora, la meraviglia di questa edizione, che è lunghissima, è uno dei più grandi libri pubblicati, grandi proprio nel senso di mastodontici, pubblicati a quella data, è nel fatto che naturalmente la lunghezza del testo delle glosse interlineari, del testo della glossa ordinaria e del testo postile pari in continuazione, per cui ogni pagina e ogni pagina ad apertura, quindi il verso della carta precedente e il recto della successiva, devono essere equilibrate in una geometria variabile di meravigliosa efficacia, che certo oggi con un programma di computer riusciremo forse a governare efficacemente, ma che lì veniva fatto tutto a mano, a prove, a tentativi. E quindi si tratta di un esercizio editoriale e incredibile, ma che forniva, diciamo così, era l'enciclopedia completa, tutto quel che dovevi sapere sulla Bibbia l'avevi in questo libro. Credo sia una delle opere più mirabili che io conosca proprio per questi secoli e nell'ambito proprio dell'editoria biblica. Ma i tempi avanzavano. Vi faccio vedere un altro esperimento, che rimase però solo un esperimento, cioè la Bibbia poliglotta di Aldo Manuzio. Aldo, nella sua genialità, andava progettando una Bibbia poliglotta, la prima Bibbia poliglotta che si conosca. Siamo intorno all'anno 1500, 1501, 1502, fa un foglio di prova, è l'inizio della Genesi, vedete proprio l'incipit della Genesi, una colonna con latino, una colonna con il greco e una colonna con l'ebraico. Per l'ebraico, probabilmente ad aiutarlo, c'era il soncino che abbiamo nominato all'inizio, poi ci sarà un litigio, ma questa è un'altra storia, che però impedirà poi lo sviluppo dell'edizione, forse non aveva trovato acquirenti, finanziatori disposti a investire su un'impresa di questo tipo. Di questa Bibbia si sono salvati due fogli che sono a Parigi. Uno studioso recente dice che uno dei due non è altro che una riproduzione litografica dell'altro, però in realtà ci sono delle varianti di testo, quindi credo che non abbia ragione, si sia proprio sbagliato. Sono due prove di stampa che vengono mandate in giro sostanzialmente per trovare appunto acquirenti, gente disposta a prenotare copie. È un'opera meravigliosa, che appunto non avrà poi successo, ma che ci dice di quest'altra problematica, appunto della possibilità di rileggere in maniera parallela il testo a partire da questi tre, tra virgolette, originali che devono in qualche modo rapportarsi fra di loro a raccontare
la medesima vicenda. E adesso arrivo però all'altro caposaldo, naturalmente, delle traduzioni bibliche in volgare, cioè la Bibbia del Brucioli. Siamo pubblicata da chi? Da solito Luca Antonio Giunta, che si ripresenta come fondamentale in questa vicenda, ed è la Bibbia tradotta da Antonio Brucioli. Ovviamente potremmo parlare delle ore di questa Bibbia, invece voglio andare spedito, perché anche il mio tempo corre. La Bibbia del Brucioli è il primo tentativo di una traduzione direttamente dal greco e dall'ebraico. I tempi ristretti del lavoro del Brucioli naturalmente ci fanno venire tanti dubbi anche qui su come lavorasse. Senz'altro l'ebraico, più che tradotto direttamente dall'ebraico, viene usato un'intermediazione, cioè la traduzione latina, ma letterale, parola per parola, fatta da Sant'Epagnini, un domenicano fiorentino attivo in quel di Lione, e che era lo strumento che usavano tutti come esegesi, diciamo così, del testo ebraico. Ma la Bibbia del Brucioli è un monumento importantissimo, perché Brucioli è un toscano, e quindi la lingua nella quale si esprime, sia pur un po' faticosa, però è una lingua di quella che sarà, diciamo così, la variante che diventerà poi la lingua in qualche modo nazionale. Quindi è importantissimo. In Brucioli, in più, senz'altro, era un lettore anche di materiale riformato, e quindi era vicino a posizioni riformate. Dire che fosse però lui personalmente un riformato, io su questo ho qualche dubbio. Perché, ad esempio, mi è occorso poco tempo fa di pubblicare per intero le due lunghissime lettere di dedica, anche queste andrebbero rilette, che Brucioli scrive dedicando a Francesco I di Francia in apertura del primo e del secondo volume della sua Bibbia, in queste lunghe lettere in cui espone tutta la sua teoria, tutta una certa teologia, si espone anche alle polemiche, soprattutto contro i domenicani, ma le uniche fonti che è possibile individuare con certezza, e l'aveva già fatto Silvana Seidelmenti, non l'ho fatto io, sono fonti erasmiane. Cioè, viene fuori all'altezza 1532 un Brucioli molto più erasmiano che luterano, adesso lo dico un po' grossolanamente, ma per capirsi. Certo, la lettura di Erasmo fatta in quegli anni è una lettura un po' stravagante da un certo punto di vista, per cui appunto sembra quasi più luterano Erasmo di quanto fosse Lutero. Ma però de facto questa è la realtà a giudicare dalle fonti usate. Quindi anche qui, vedete, occorre riflessione, occorre capire, non sappiamo ancora tante cose. Ma proseguo e torno a un'altra Bibbia latina, tutto sommato attratto dal fatto che in questa Bibbia ricompare esattamente la stessa cornice che abbiamo visto, non una copia, è proprio la stessa cornice che abbiamo visto per la Bibbia del Brucioli, cioè in questo caso è questa cornice che sarebbe basata su dei disegni di Lotto, di Lorenzo Lotto, ed è un'edizione sottoscritta niente un po' di meno da quel Peter Schoeffer il giovane, che non è altro che figlio del Peter Schoeffer, compagno di Gutenberg. Peter Schoeffer il giovane arriva a Venezia, sta, siamo veramente alla fine della sua vita, ha vissuto molto, ma qui siamo praticamente un secolo dopo gli esperimenti di Gutenberg, ecco, quindi insomma, e voglia. Probabilmente dietro c'è Luca Antonio Giunta ancora, anche se l'edizione è sottoscritta effettivamente dallo Schoeffer. E che cos'è? È un'edizione della Vulgata, ma corretta, c'è un tentativo di correzione, sulla base del latino e del greco, appunto messa insieme da Isidoro da Chiari, che era un benedettino cassinese. Ora su Isidoro da Chiari ci sarebbe lungamente da parlare, ci sono anche opinioni molto diverse sulla sua figura, io la vedo molto più cattolica di quanto abbiano fatto altri studiosi, senz'altro è però un finissimo esegeta biblico, e quindi tenta di correggere il testo, correggendo il meno possibile, ma tentando di spiegare le lezioni che mano a mano a cui si trova davanti. Perché l'ho voluta citare?
perché è un testo emblematico, ha ben due edizioni, poi una terza presunta edizione, una rinfrescatura, ma poco importa. Va a finire all'indice per una premessa che poi viene proprio ritagliata dagli esemplari. Ma è importante perché? Perché ci dice come anche nel mondo cattolico, sin dalla fine del 400 in realtà, ma dagli inizi del 500 senz'altro, ci fosse un movimento che lavorava alla correzione del testo biblico. Cioè ci si era resi conto che la Bibbia, così come era arrivata semplicemente lungo il Medioevo, in particolare la Bibbia cosiddetta dell'Università di Parigi, che si era affermata a fine Medioevo, che poi è quella più o meno della Bibbia di Gutenberg, andava però riguardata, rivista, corretta, per cui basta pensare a figure come quella di questi domenicani che intervengono costruendo delle concordanze bibliche, Alberto da Castello Domenicano che tenta di correggere il testo proprio della Bibbia e della Vulgata, di presentarlo, di emendarlo, diciamo così, e qui siamo di fronte a un tentativo invece più dotto proprio di intervenire sul testo. Questo moto senza soluzione di continuità, che ne dicano alcuni biblisti, anche cattolici, senza soluzione di continuità porterà alla Vulgata Sisto Clementina. Vulgata Sisto Clementina non è la pietra tombale degli studi biblici, ma è il risultato di un lungo lavorio sul testo per arrivare a un testo condiviso che fosse possibile porre alla base della discussione teologica. Poi si può discutere su molte cose, sulla possibilità dell'accesso alle traduzioni bibliche che viene negato, mentre invece viene consentito l'accesso alla Vulgata, che però era in latino e quindi richiedeva una serie di competenze. Ma questo è un altro tipo di... è un discorso un po' diverso. Dal punto di vista del testo, quello che ho detto credo corrisponda a verità. Chiudo però con un'ultima riflessione, perché appunto... la riflessione che facevo all'inizio, se dal punto di vista bibliografico avevo ragione quando mi sono imposto nello studio di occuparmi solo delle traduzioni della Bibbia in quanto tale, nella sua integralità o al massimo unità di singoli libri biblici, in cui il commento, se presente, non superasse la lunghezza del testo stesso, questa è la regola che mi hanno dato. Però dal punto di vista invece dell'utenza, diciamo così, dell'uso della Bibbia, non bisogna dimenticare la presenza della tradizione enorme delle epistole e Vangeli, cioè del lezionario in volgare, tanto per capirsi, in particolare la serie delle edizioni curate da Remigio Nannini, domenicano, perché questa serie di edizioni, che inizia nel 1567, proseguirà fino a metà 1800 con decine e decine di edizioni che tutti gli studiosi ignorano bellamente, continuando a ripetere che la Bibbia in volgare era proibita, era proibito l'accesso, era proibito leggerla, mentre invece queste edizioni venivano distribuite a man bassa. Addirittura c'è un esemplare che è riprodotto da Google Online che ha una dedica di un papa a un convento, un'edizione, una ristampa proprio delle Epistole Evangeliche del Nannini. Quindi, cosa voglio dire? Che dal punto di vista dell'uso dobbiamo stare attenti, non dobbiamo proiettare le nostre immagini. Le nostre immagini sono magari quella di un lettore della Bibbia chiuso nel suo studiolo che si mette, riflette, compie delle riflessioni teologiche, ma quante persone normali voi conoscete che fanno così? Cioè quanti, anche oggi che abbiamo tutte le possibilità di leggere la Bibbia nelle forme che vogliamo, quanti di noi leggono la Bibbia in quel modo? La lettura normale di un laico cattolico, ad esempio, è quella che segue il ritmo della liturgia, che segue il ritmo delle pericopi liturgiche. E le epistole evangeliche erano esattamente questo. Per carità, vuol dire che ci sono tanti limiti, però ad esempio anche in un testo come questo c'è un indice dei tipi teologici, c'è un indice, nell'indice c'è addirittura il termine beneficio di Cristo, uno dei termini che sembra più proibito di tutti. C'è il termine, che beneficio di Cristo vuol dire semplicemente la potenza salvifica di Gesù, non ha di per sé una connotazione teologica riformata. Bene,
Vi ho voluto mostrare più tante domande anche che io mi pongo, tanti punti di apertura su queste tematiche che io vedo come, come da percorrere, che io vedo come necessari, sui quali mi piacerebbe saperne, capirne di più. E detto questo, vi ringrazio dell'attenzione che avete voluto donarmi. Ringrazio il professor Edoardo Barbieri per questa lezione magistrale di storia del libro e di storia della Bibbia in Italia. Ha toccato, diciamo, dei temi fondamentali della nostra storia culturale, direi, la guardo un po' dal mio punto di vista, della nostra storia linguistica, sollevando molti problemi in un dialogo, direi, così a distanza, con la ricerca di Ugo Rozzo, e sollecitando in noi tante domande e soprattutto aprendo delle possibilità di ricerca e delle occasioni di dialogo. Mi è piaciuto molto questo aspetto, diciamo, del dialogo inteso tra amici come il non essere sempre d'accordo sui risultati della ricerca, ma credo che sia fondamentale come punto di partenza, ed è la sincerità a cui Ugo ci ha abituati e che dovrebbe appartenere al mestiere, appunto, dello studioso, di fronte agli altri che fanno studi, ma soprattutto di fronte ai libri che sta studiando, ai manoscritti che sta studiando, alla lingua che vuole conoscere. Colpisce molto questo tema, diciamo, della lettura della Bibbia che Edoardo Barbieri ha posto, soprattutto legata al ritmo della liturgia e direi anche in dialogo un po' con la vita quotidiana così com'era, sotto vari punti di vista e a vari livelli. Sappiamo che anche gli storici che si sono occupati di aspetti antropologici hanno toccato molto questo tema importante. Penso a famosissime inchieste storiografiche proprio dedicate alla lettura anche popolare della Bibbia, a certe forme di eresia. Quindi direi che è molto convincente e ricca di indicazioni questa sottolineatura che tu hai fatto. Hai toccato temi molto interessanti, perché poi partendo dalla Bibbia si tocca, e quindi dalle edizioni, anche si toccano problemi di storia economica. Appunto, hai parlato di queste forme, diciamo, di proto-imprenditorialità, cioè questi primi tentativi anche della stampa di essere un'impresa a tutti gli effetti. Anche questo è molto interessante. E sotto il profilo linguistico esistono oggi degli studi che dialogano, direi, con quelli della storia del libro e in generale della storiografia in senso più ampio. Penso alle indagini di Rita Librandi e oggi anche a un importante libro di Franco Pierno che tu hai citato, studioso che insegna a Toronto, La parola in fuga, lingua italiana ed esilio religioso nel Cinquecento, che nasce un po' proprio dall'esperienza del dialogo con te, con Ugo Rozzo, e quindi mi fa molto piacere citarlo perché diciamo, so che in questo dialogo è nato proprio questo libro e alcuni dei risultati che Pierno propone. Io devo dire, inizialmente ero un po' dispiaciuto del fatto che questa lezione si tenesse a distanza, penso un po' come tutti, però mi sono poi reso conto, e lo confermano anche un po' i messaggi che abbiamo tra i commenti, che questa lezione, diciamo, è stata seguita direi non soltanto diciamo a Tortona o nella zona più vicina, ma anche molto lontano, cioè in Canada, negli Stati Uniti. Ci sono alcuni docenti e studenti della Bosnia Erzegovina, so che il collega Meidania di Sarajevo sta seguendo, e anche alcuni colleghi francesi a Kent e alcuni argentini, e quindi sono molto contento che questa occasione si sia poi trasformata in un modo per condividere questa prima lezione dedicata a Ugo Rozzo, dove Ugo era conosciuto e dove i suoi libri erano studiati e letti. Quindi è un'occasione particolare, e mi fa anche molto piacere che siano collegati studenti del liceo, studenti universitari, dottorandi, perché diciamo, è
pensata per loro, e speriamo che questa possa essere appunto la prima delle occasioni che avremo per dialogare su questi temi. Mi fa molto piacere adesso dare la parola a Lilia Ruzzo, che ringrazio molto perché per la fiducia, anche per averci aiutato in tutto con generosità. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio anch'io il professor Edoardo Barbieri per questa bella lezione che papà avrebbe sicuramente apprezzato. E voglio ringraziare ovviamente il nostro vescovo, Monsignor Viola, e il nostro sindaco, il professor Chiodi, per essersi resi disponibili a partecipare e per le loro parole. Al di là di un aspetto un po' serioso, a volte accigliato, di mio papà, era un uomo però molto buono, sensibile, disponibile, profondamente ironico, e sicuramente era uno che difendeva con forza le proprie idee, quindi appunto arrivava anche a dei confronti accesi. E la passione per la ricerca, lo studio, sono quello che gli hanno, le cose che gli hanno permesso poi di vivere discretamente anche questi ultimi anni in cui era tornato a Tortona dopo la scomparsa di mia mamma. Lui stesso diceva che il lavoro, potersi ancora dedicare appunto allo studio degli argomenti che lo avevano sempre interessato, era terapeutico. E quando è mancato lo scorso anno, mio fratello ed io ci siamo interrogati su quale potesse essere la destinazione di tutti quei libri e di tutti quei documenti che aveva raccolto in tanti anni di studio, e confrontandoci con Giuseppe, con Giorgio Gatti, abbiamo appunto poi ritenuto che fosse giusto che rimanessero a Tortona e che la soluzione ideale sarebbe stata proprio quella di collocarli nella biblioteca in cui lui aveva lavorato per più di 20 anni. Ovviamente il nostro desiderio sarebbe che questi libri, una volta che saranno tirati fuori dagli scatoloni, riposti sugli scaffali e catalogati, esiste già un inventario, siano ancora utilizzati, siano appunto utili per altri studiosi, per gli studenti universitari, per tutte le persone che appunto ne possono usufruire. E con gli amici tortonesi, con appunto Giorgio Gatti, Giuseppe Polimeni, Anna Vecchi, stiamo cercando di lavorare su altre iniziative che speriamo si concretizzino, non solo appunto, come abbiamo già detto, per ricordare la sua figura di studioso, ma soprattutto per proseguire un cammino, proseguire su quella strada di valorizzazione culturale che lui aveva perseguito poi sempre, sia negli anni tortonesi che in quelli udinesi. E basta, ringrazio tutti per aver partecipato a questa prima lezione in Gorgozzo, e ci vedremo, spero, un altro anno. Grazie Lelia, e quindi ringrazio il professor Barbieri per questa lezione che ha tenuto e che inaugura un ciclo di lezioni. Speriamo che si possa andare avanti nel tempo, anche che diventi appunto una consuetudine. Sono grato agli enti che hanno organizzato, prima di tutto al sistema bibliotecario del Tortonese e naturalmente al comune di Tortona, alla diocesi e alla fondazione CRT, che ci hanno appunto sostenuto con tutti gli enti che hanno aderito. So che le persone sono collegate, che appartengono a queste istituzioni, a questi enti, e quindi ringrazio tutti, soprattutto coloro che hanno voluto seguire questo nostro primo incontro, con l'auspicio che possa essere appunto seguito da altre occasioni di dialogo, così come ci ha insegnato il professor Rozzo e stasera ci ha detto appunto il professor Barbieri. Grazie a tutti e buona serata.